cari quadristi, buonasera. Eccoci, siamo a febbraio, bisogna pensare a rimettere in sesto per affrontare la stagione 2012 il Triton 450 Baia. Ricordiamo, stagione 2012 nel campionato massimo, campionato italiano quad cross FMI, che questo mezzo ha affrontato per tutto il 2011. Questo mezzo, il Triton 450 Baia, ha affrontato tutto il campionato 2011 con lo stesso pistone e le stesse fasce. Il motore è, per un utilizzo di strada, un motore molto potente, ovviamente paga almeno una decina di cavalli rispetto ai quadricicli preparati dell'italiano. Noi lo sviluppiamo come test, di conseguenza non abbiamo preparato il motore troppo, abbiamo mantenuto comunque la sua impostazione di serie e questo ci ha consentito di avere 4 centesimi di tolleranza di pistone, arrivare a fine campionato con 5 centesimi. Praticamente riaffronteremo nel 2012, ci proveremo con lo stesso pistone, eventualmente lo cambieremo, ma al momento sembra che il pistone si sia assestato e che garantisca bene o male la stessa potenza. Ovviamente per quanto riguarda i segmenti saranno sostituiti con segmenti nuovi per permettere la pistonata di partenza. Vi ricordiamo che il motore del Triton dell'Access 450 è veramente un motore importante per un quadriciclo che debba essere utilizzato di serie e praticamente usare un 450 tutti i giorni, e che consente all'utenza di non avere una manutenzione esasperata, ma praticamente di avere proprio una bella moto da enduro, tranquillo, andare in giro con la propria coppia, con prestazioni interessanti, anche se ovviamente manca la pistonata rabbiosa e cattiva da compressione, la 450 da competizione, che ha dei pistoni che durano dalle 6 alle 8 ore, ma sinceramente in gara vi possiamo assicurare che a 5 ore non ci arriva nessuno. A parte quando ne parlano, che sembra che gli durino 50 ore, se andate a vedere i motori, ogni gara il motore cambia pistone, vabbè, ma è ovvio. Allora, eccoci qua e vediamo nel nostro Triton cosa è successo al Triton 450 alla scuola guida di Romain Coupry dell'azienda Extreme Tech a Recetto. Amerigo Ventura, uno dei più forti piloti italiani, anzi se guardiamo le classifiche dopo Nicola Montalbini si è classificato al secondo posto Amerigo Ventura, quindi stiamo parlando del secondo pilota italiano più forte, categoria QX1, è sicuramente la giovane promessa più importante, perché è un ragazzo molto giovane, ci ha testato il Triton per verificare i guadagni che abbiamo avuto nella preparazione di questo mezzo, che ricordiamo essere un po' estrema rispetto al mezzo di serie, a parte il motore, sospensioni Extreme Tech, long run, bracci, long run, ammortizzatore posteriore sempre Extreme Tech, a corsa lunga, escursione, braccio modificato Dura Blu da Supermotard per utilizzare un monoammortizzatore posteriore a corsa lunga veramente interessante. Praticamente abbiamo potuto montare un monoammortizzatore con una corsa superiore a quella degli Yamaha 450 da cross, e vi assicuro è stata veramente una soluzione tecnicamente interessante. Sostituzione del serbatoio con serbatoio in alluminio, sostituzione del piantone di sterzo in acciaio con antivibrante, manubrio 28, manopole, frizione da gara, alta qualità con cuscinetto, acceleratore alta qualità ART, dual gas, coperchiettino in pandana spettacolare, tubazioni del freno completamente rifatte. Insomma, poi ve lo spiegheremo via via che andiamo. Marmite GPR, modello scuderia, la prima con il boost inserito, e vediamo cosa è successo. Il buon Amerigo ce l'ha guidato, è chiaro che tra i vecchietti posso anche essere ritenuto un pilota forte, una volta probabilmente il migliore d'Italia sui monomarcia, anche adesso secondo me non me la cavo male, ma ormai sono come le galline, sono buono solo per il brodo, sono vecchio. E diciamo l'ha guidato Amerigo, e chiaramente Amerigo è un pilota che si sposta molto per sfruttare al massimo la capacità di gestione del suo peso sul quad e quindi migliorarne le prestazioni.
Vediamo che nel prodotto, nei prodotti di serie, noi abbiamo utilizzato radiatori di serie, non abbiamo cambiato radiatore, l'aggancio del tubo di collegamento tra la vaschetta e il radiatore è in una posizione dove il pilota con il ginocchio, con le ginocchiere molto grosse, quando va in posizione per entrare in curva a destra, con il ginocchio spinge e il buon Emerico, essendo un pilota professionista serio, ha con la sua ginocchiera spaccato il tubetto del radiatore del nostro Triton 450. Vedrete in questo video articolo tecnico come è possibile ripristinare un radiatore con l'aggancio per il tubicino, per la vasca di recupero del liquido del radiatore, come è possibile ripristinarlo senza dover sostituire il radiatore. Ovviamente vedremo se sia il caso di portare l'aggancio del radiatore verso una posizione più elevata, nella benaurogata ipotesi che anch'io possa riuscire a guidare come Amerigo, che è difficile, ma perlomeno tecnicamente, nonostante i 45 anni, che sono un peso veramente impressionante, vedremo di fare. Comunque, questa è la rottura, andiamo a vedere il peso, il pezzo che si è rotto, questo è l'aggancino in fusione di plastica, questo è il pippo sbocchietto che voi avete nel collettore di aspirazione del Triton, quindi tutti i pezzi che voi avete. Questo per esempio è un collettore di aspirazione del Triton che ho ceduto durante la passata stagione, aveva delle crepe, e ovviamente questi erano gli alloggiamenti dei pippo slacchietti ai quali andavano attaccate il depressore per rubinetto, pompa per rubinetto benzina, depressore per pompettina benzina depressione e valvola per l'emissione dell'aria secondaria nel collettore di scarico. Quindi utilizziamo questi pippo stocchetti che dovreste avere senza crearvi problematiche. Vi faremo vedere nei prossimi articoli come è possibile riparare un radiatore con una rottura. Guardate, una cosa che può accadere tantissimo, per esempio nei Polaris Predator è normalissimo che ciò accada, nell'Outlaw anche, e quando un pilota comincia a spostarsi e spingere è ovviamente impossibile accorgersi con una ginocchiera che la propria ginocchiera stia andando a spingere su quel pezzo che vi abbiamo fatto vedere. Signori, dal Fiero, da Quadisti.it, dalla squadra corsa, un saluto e un arrivederci al proseguo dell'articolo tecnico. Ciao!